Ragazzotti, buongiorno, hakuna matata, benvenuti dal vostro Ciccio Gamer 89. Auguri a voi e famiglia per questo Natale, spero che sia pieno di serenità e di tanta salute per tutti quanti. Vi voglio dire una cosa, il 20 gennaio, segnatevi la data perché aprirò il mio primo Temporary Store. Praticamente andremo a sequestrare un'hamburgeria, un ristorante, la faremo diventare di Ciccio Gamer 89. Ovviamente siete tutti invitati. Regaleremo panini a non finire, quindi ceneremo tutti quanti insieme, beviamo insieme, famo quello che ci pare, stiamo insieme, autografi, foto, video, tutto quello che volete. Quindi segnatevi questa data, il 20 gennaio, così ci mangiamo un po' di hamburger di Ciccio Gamer 89 come si deve. Nel mentre adesso io lancio il cellulare. Oggi andiamo a giocare con il pilota da passerella e volevo giocare in realtà... Ma chi me lo fa fare? Volevo provare ad andare a giocare Battle Royale Build. A sto punto classificata. Oggi, raga, sarà da divertirsi. Oggi sarà da divertirsi, paracadute sulle spalle. E let's go. Sapete, no? Giocare build senza buildare. Ecco, quello sono io. Tra l'altro, ragazzi, per chi mi segue in live, sapete che spesso e volentieri mi vengono a rompere le scatole perché mi dicono: ah, ma tu quando sei in live giochi nei server non europei, è facile che vinci. Allora, se voi andate a vedere nella scorsa partita, cioè, allora, in realtà tutte le partite che vedete sul primo canale che non sono estratti live, io gioco solo Europa. Vi farei vedere il ping in questo momento, ma c'è il codice creatore CiccioGamer89. Ho 28 di ping. Ma io già ve lo dico e ve lo ripeto, non è che io gioco nei server quelli che cacchio non sono europei in live perché voglio fare il figo, ma semplicemente perché per colpa degli sniper, ok? Semplicemente semplicemente per colpa degli sniper. Però neanche a fa così, santo dio. Fortnite, mi hai praticamente distrutto. Adesso io non voglio dire, anche un po' meno. Allora, raga, io ho capito una cosa. Bello. Che mi devo... Ma che cosa? Mi devo mettere con calma qua e mi devo prendere tutto, tutto l'oro, ragazzi. Vi dico, dovrei andare a prendere questa qua, ma io la vedo sia per le armi che ho, sia per tutto quello che ho, la vedo tragicomica, vi dico la verità. Poi mi devo ricordare che sono in build. Allora, devo andarmene adesso. È fondamentale. Anche perché ho sentito una macchina. Ma questa storia non sa da concludere bene, raga. Ve lo dico, sta storia. Uno, perché ho un'arma veramente orribile come arma media. Beh, ve lo dico, ve lo dico con grande tranquillità. Vedi? Vedi, ci sta il tipo, no? Hai capito come ti va? Aia. Quindi devo cercare di andarmene via. Ah, è vero, posso buildare. Raga, ma chi si ricorda che devo buildare? Dai, ma... Aia, ma pure preso. Tacci sua. Tacci sua, guarda che... Vai, cazzato nero, raga, eh. Sta roba si è figa, ma fino a una certa. Fino a una certa. Non me lascia, raga. Purtroppo questo non mi lascerà mai. Non mi lascerà mai. Io posso correre più veloce di lui. Fino a una certa. Però secondo me lui mi trita dopo un po'. Quindi, ma fatemi capire, un medaglione adesso ti dà 50 di vita? Io sta roba non l'ho capita. Ah, e mi sa che ti stanno pure sparando. Ma io godo. Ma io godo, ma nel profondo posso godere. Ah. Ah, vedi che chi la fa l'aspetti, brutto strunzu. Vedi, brutto strunzu. Io qualche colpetterello ogni tanto te lo dirò. A me che cacchio me ne frega. Però sono molto più forti di me, no? Quindi bisogna un attimo giocarsela.
con grande... l'ho eliminato, però raga, sono bravo. Raga, giocare in build senza buildare. Fantastico, raga. Tra l'altro voglio dire una cosa, il rampino in build è qualcosa di eccezionale, devo dire la verità. Veramente il rampino lama, no? Veramente, veramente, veramente forte. Però io me la gioco bene durante l'endgame. Io qua adesso mi sto a fare qualche kill. Sì, tutto giusto, a posto. Allora, se ne andiamo via, ovviamente. Ovviamente. Ma non credo che... non credo che riusciremo a fare niente, no? Vabbè, nel dubbio consumiamo tutta quanta benzina. Ma che ce frega a noi? Magari la mettiamo noi, la benzina è gratis. Sì, ma questo, raga, mi ammazza in una maniera abbastanza folle, no? Ecco qua, ciao. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Non vi preoccupate, l'ho visto. Ma voi pensate che non l'ho visto? Cioè, ma voi credete davvero che io quello lì con la skin rossa non l'ho vista? A me il tipo mi serve esattamente là dov'è. Madonna santissima, c'è gente che non c'ha senso. C'è gente, ma sapete che c'è? C'è gente che non ha senso, raga. Ma sono troppo cattivi in build, raga. Sono troppo cattivi, cioè proprio ti pushano, non ti fanno respirare. E io sto qui a dirmi, ma scusami, ma se mi pushi così vuol dire che tu probabilmente sei più forte di me, no? Sei molto più confident, sei molto più forte. Ma allora perché minchia giochi con me? Scusate, ma io c'ho il... comunque sì, è stato completamente nel fado probabilmente sto coso. Eh già, purtroppo sì. Mi serve un po' tutto, raga. Mi serve un po' tutto. Poi mi devo ricordare che sto pompa in realtà non va bene, perché essendo in build... oddio, non è detto che non vada... non è detto che non vada bene, eh. Non è detto. Ma io una domanda mi faccio. Ma questo qua è lo stesso di prima? E secondo me sì. Ma che sta in live che mi vede... santo Dio, che poi magari mi giro gli stacca la testa, però. Quindi decisamente questo. Mamma mia, meno male che c'ho storia. Ecco, fatto. Ok. Sì, io l'ha pure lui il cecchino. Ah bro, ma hai veramente rotto lì, coglioni? Già, raga, è andato bene però, eh. Posso dire di essere molto, molto soddisfatto? Posso dirlo? E diciamolo, dai. Ah, questa... me l'ha colpito male. Penso di non avere mai più stamina. E mi sta correndo anche in maniera strana il personaggio. Ma tutto questo tu mi stai dicendo che tu mi stai inseguendo semplicemente perché... ma sai che c'è? Ma vaffanculo a te e a sto schifo di cosa. Ma veramente, raga, l'ho droppato. Ma che me frega a me? Scusate, il mio obiettivo... aia, non è quello di stare col medaglione. Anche perché tanto adesso da 50. Quindi è stato notevolmente... notevolmente nel fado, no? Ok. E dato che è stato notevolmente nel fado, a me non interessa più. Cioè, se ammazzassero, non gioco, raga. Ma va bene così. Ma va benissimo così. Ripeto, io faccio quello che posso con quello che ho. E secondo me faccio fin troppo. Minchia, quello non mi lascia più. Mamma mia, è fatta una vita. Dite la verità, voi l'avreste mai lasciato un coso? Un medaglione? Ma io ero quasi obbligato, raga. Come arriva una bella cecchinata, torno nel gulag. Ah, quanto è bello che si può saltare con medikit. Ho veramente delle armi di me, se si può dire. Ho pochissimi materiali.
Vabbè, raga, ma va bene, però è divertente. Su, adesso non stiamo a fare quelli, no? Dunque il rampino notevolmente mi ha salvato la vita. Ah, ma pensa, sono tornato qua. Vabbè, il tipo malato sta andando qui. Io comunque mi voglio andare a mischiare, eh. Cioè, nel senso... Va bene, camperà un po', o comunque scappa da situazioni abbastanza difficili. Sapete perché? Facendo un video uno cerca di ottimizzare, no? Però io comunque mi ci infilo, perché metti caso che mi esce una HS poderosa. Vedi? Peccato. 105, 105. Che non mi sembra male. Ma te ne vai, eh? Te sei preso sto 105 e te ne sei andato, eh? Ah no, sei rimasto là. Mi dimenticato. Entra una HS. 105. Ma ne hai capito che forse non mi devi attaccare a me? Ne hai capito che fin quando non si tratta di buildare sono un mostro? Ehi, tanto che gli ho dato fastidio e c'ho paura che il tipo mi vuole pushare. Ah, finalmente. È quello che volevo sentire io, no? Il vostro fight. No, bene. Io volevo sentire il vostro fight. Infatti il tipo è morto ed è rimasto solamente lui, che ce n'ha tipo 4. Ce n'ha 4. Pace all'anima di tutti quanti. Vabbè, io la mia casetta in Canada me la sono fatta. Spero che vi piaccia. Eccola qua. Che bella la mia casetta in Canada. Ma proprio bella la mia casetta in Canada. Allora, ovviamente inizio subito la rotazione. Anzi, farò proprio di questo, raga. Cioè, proprio più largo possibile. Sì, 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 sì. E più largo possibile e più velocemente possibile, tra l'altro. Questo rampino mi è stato no utile. Ammetto. Lo ammetto, lo ammetto. De più. Ok, a sto punto farei di questo. Vedrei se c'è qualcosa proprio super velocemente. Adesso significa proprio super velocemente. Tanto un po' di tempino ce l'abbiamo. E non trovo la jump. Perfetto. Quindi sti cazzi. Però forse qua c'è roba. Forse. Ah. Paura. Mamma mia, raga, mi sono morto. Dalla paura, cioè lui stava qui nascosto. Madonna, quale paura. Ma non è quello da lobby. Che paura indicibile, ragazzi. Però posso dirvi che sono contento. Cioè, che stava a fa l'opponent lì? Che minchia stava a fa? Vabbè, che cacchio vi devo dire, raga. Mi sono spaventato proprio tanto. Non ci doveva stare nessuno là. Cioè, vabbè. Ma non ci facciamo domande. Spero che il video vi sia piaciuto. Ho avuto un tempo di reazione pari a zero. E invece che volare via, ho cliccato quello per rodeare. Purtroppo le abitudini sono brutte a morire. Mi voglio bene e ci si prova. Ci si prova sempre. Però non, le build non è roba per me. Ma...